Trasportare oggi in collaborazione con Volvo Trucks. Performance, qualità, sicurezza. Amici in camion, fuori del camion, benvenuti a Trasportare oggi on air da Ferruccio Venturoli. Luca Barassi, ma non perdiamo altro tempo e partiamo subito con l'ultima novità del nostro mondo. Scania Super, la nuova gamma di autocarri da 13 litri. Ma diciamola meglio, si tratta di una piattaforma motore completamente nuova per i veicoli Euro 6 da 420 a 560 cavalli. La catena cinematica che permette risparmi di carburante che normalmente arrivano all'8% per i clienti delle tratte a lungo raggio. Si tratta anche di motori con funzionalità intrinseche per il carburante HVO e possono essere anche ordinati nelle versioni per biodiesel FAME. Per Alexander Vlaskamp, Executive Vice President di Scania, si tratta di un'importante iniziativa volta a rafforzare la posizione di leader di Scania nel trasporto sostenibile per il resto di questo decennio. Comunque sia, si tratta del più grande lancio dall'introduzione della nuova generazione di autocarri nel 2016. Bene, ma restando in tema di innovazione, inizia anche la produzione in serie della nuova generazione di veicoli DAF ad Eindhoven. Il veicolo ufficiale è il Job One, un XG Plus rosso con motore Paccar MX13 da 12,9 litri. E ricordiamo che DAF è il primo e ancora unico produttore di veicoli industriali a lanciare sul mercato una generazione di camion completamente nuove, in linea con le ultimissime normative europee per masse di dimensioni. E infine, rimaniamo in tema di trasporto sostenibile perché Iveco ha consegnato ben 65 Iveco S-Way LNG all'operatore di trasporto lituano Vlantana. I nuovi mezzi rappresentano un'espansione della flotta a gas naturale dell'azienda, che vanta già un parco di 1650 veicoli. Petronas Urania, la nuova gamma di lubrificanti formulata per affrontare le condizioni di viaggio più difficili in completa sicurezza, grazie alla nuova tecnologia StrongTech. Petronas Urania, stronger for longer. Tra poco più di una settimana entreremo di fatto nel periodo frenetico degli acquisti natalizi che si aprono con un evento di importazione, diremmo un'americanata, che ormai è diventata un'abitudine anche da noi, il Black Friday, espressione utilizzata negli Stati Uniti per indicare il venerdì successivo al giorno del ringraziamento. E fu nel 24 che la catena di distribuzione Macy's organizzò a New York la prima parata per celebrare l'inizio degli acquisti natalizi, una data che poi dal 52 è di fatto quella ufficiale per l'inizio dello shopping natalizio. E se il Black Friday è partito ed è cresciuto nei grandi magazzini della catena Macy's per poi arrivare nei centri commerciali fino ai negozi di quartiere, oggi non possiamo fare a meno di pensare all'e-commerce come suo campo di azione immediato. Un e-commerce B2C che in Italia torna a crescere con un ritmo simile a quello pre-pandemia. Gli acquisti di prodotto continuano ad aumentare e toccano i 30,5 miliardi di euro. Anche il Black Friday dunque sarà un altro importante e difficile esercizio di logistica per le grandi piattaforme, che dovrà essere gestito con tutta l'attenzione possibile, pena l'aumento del traffico cittadino e naturalmente dell'inquinamento. Proprio dell'impatto dell'e-commerce sulla logistica ne parliamo con Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council. Buonasera Massimo, qual è l'impatto che ha l'e-commerce sulla logistica e sulla nostra vita quotidiana? Buon pomeriggio a tutti. Beh, certo, spiegare l'impatto dell'e-commerce nella nostra vita di tutti i giorni, penso che il modo migliore per farlo sia chiamare qualche numero. Nel 2021 la spesa online per prodotti di largo consumo è arrivata al 37,5% in più rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno precedente e addirittura l'84% se consideriamo il 2019. Siamo arrivati a 40 miliardi di prodotti che rappresentano più o meno il 10% del retail. Considerando che abbiamo anche la possibilità di crescere ancora su questo settore, io posso dire che il modello di vendita sia ormai definitivamente cambiato. Siamo entrati nell'era della multicanalità e quindi l'e-commerce sta seguendo questo trend con dei brand che fino a questo momento erano sui negozi fisici che si stanno affacciando anche sul canale online e quindi stanno mettendo sempre più sotto stress la logistica legata alla consegna. I Vans Mercedes-Benz elettrici stanno conquistando tutti grazie alla loro efficienza e alla tecnologia all'avanguardia. Possono essere noleggiati con una rata contenuta e non hanno impatto sull'ambiente. iVito e iSprinter ti stanno aspettando e non vedono l'ora di lavorare per te. Logistica, sempre un argomento interessante e sempre più attuale. Restate quindi con noi perché nella seconda parte della trasmissione Massimo Marciani ci parlerà ancora di logistica e del Black Friday. Thank you.
Trasportare oggi in collaborazione con Volvo Trucks. Performance, qualità, sicurezza. Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare oggi on air con Luca Barassi, Ferruccio Venturoli e al telefono Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council. Massimo, il boom dell'e-commerce sembra inarrestabile. Tra Black Friday, Natale e lo spettro della nuova ondata di pandemia, gli acquisti online subiranno un'ulteriore impennata. Milioni di pacchi nei prossimi mesi arriveranno nelle nostre città. Che cosa succederà il 26 di novembre? Certo, non abbiamo la palla di vetro, però possiamo osservare alcuni trend che in qualche modo ci stanno dando un'indicazione di quello che sta per succedere. Da un lato abbiamo la crisi del settore dei chip e della produzione dei chip. Ci abbiamo una diminuzione sostanziale delle scorte, una mancanza di manodopera e costi di spedizione che sono saliti alle stelle. Certo che questi fattori sicuramente non aiuteranno i cittadini e i consumatori a trovare delle grandi offerte. Ovviamente c'è anche da considerare che questi giorni, è notizia di questi giorni, lo sciopero degli autisti che potrebbe rendere il 26 più che un sogno, un incubo per i nostri consumatori. Considerando che da questo punto di vista noi abbiamo che nel 2020 c'era una situazione con molte scorte, perché come sapevamo per la pandemia i negozi erano sostanzialmente chiusi, ma c'era tra di noi poca fiducia per questo settore e per la possibilità di investire. Adesso potremmo trovarci in una situazione direi quasi opposta, in cui ci sono opportunità di acquisto perché è ricominciata la crescita del nostro paese, ma ci sono pochi merci in stock. Consideriamo che nel 2020 si acquistavano 200-300 prodotti al minuto quando si era sotto offerta, e quest'anno invece potremmo trovare sostanzialmente un rallentamento e una decisione da parte delle piattaforme fisiche e online di spalmare gli acquisti più verso il periodo natalizio, evitando questi picchi che alla fine dei conti sono diseconomici per tutto il settore. Il Freight Leader Council ha definito la logistica del capriccio quella che segue pedissequamente tutte le richieste dei clienti senza tentare di ottimizzare o limitare gli impatti negativi sull'ambiente. Cosa si può fare per sensibilizzare i consumatori su questo punto? È molto importante creare un ecosistema condiviso tra chi produce, chi distribuisce e chi riceve la merce. Per darvi un'idea, noi siamo passati da un'economia in cui si andava a rifornire un numero limitato, 4 milioni di aziende che utilizziamo la logistica, che sono le aziende che sono presenti in Italia, oppure 1 milione di esercizi commerciali, e siamo passati invece a rifornire sostanzialmente 29 milioni di cittadini, ognuno col proprio indirizzo, ognuno con le proprie esigenze, ognuno con la propria volontà di avere le merci il prima possibile. Ecco, noi sappiamo che c'è una grande sensibilità rispetto alla sostenibilità. La sostenibilità non deve essere soltanto ambientale, ma deve essere anche economica e soprattutto sociale, perché se noi diamo dignità a questo lavoro, alla logistica, la logistica tornerà ad essere quello che è, cioè l'industria delle industrie e il fiore all'occhiello del nostro paese. Grazie a Massimo Marciani. Il trasporto non è più una sfida. La soluzione Geotab per il trasporto refrigerato offre visibilità, controllo e affidabilità, consentendo ai conducenti di portare a termine tutte le consegne last mile con successo. La rubrica di oggi è dedicata ai truck della Stella. In particolare abbiamo al telefono con noi Luigi Serafini, Brand Manager Fuso Canter and Special Project di Mercedes-Benz Trucks Italia, che ci parlerà del nuovo Fuso Canter. Buonasera Luigi. Buonasera Luca. Il 2021 saluta l'arrivo del nuovo Fuso Canter Euro 6 Step E. Il nuovo Fuso Canter è più sicuro che mai e si presenta con una accattivante cabina ridisegnata, oltre a miglioramenti nella sicurezza e nel comfort. Mai come adesso, infatti, il veicolo è moderno grazie all'inedito frontale, la cui mascherina richiama la cintura nera del judo, simbolo di forza e di controllo. Mai come adesso il veicolo è estremamente confortevole grazie a una migliorata insonorizzazione interna. Mai come adesso il veicolo è estremamente sicuro grazie alla disponibilità a richiesta del Side Guard Assist, che rileva la presenza dei pedoni o di altri utenti della strada nella fase di svolta a destra, eliminando l'angolo morto. Il nuovo Fuso Canter Euro 6 Step E conferma le sue prerogative che lo hanno fatto apprezzare da un mercato sempre più evoluto. Anche oggi, purtroppo, siamo arrivati al termine di On Air. Non ci resta che ringraziare Massimo Marciani e Luigi Serafini per il loro prezioso contributo e naturalmente tutti voi che ci avete seguito.
Non perdete la puntata di giovedì prossimo, perché la nostra Valeria Di Rosa ci racconterà cosa ha visto al Sol Trans di Lione. Quindi stay tuned. Si ringrazia Volvo Trucks, Petronas, Geotab e Mercedes-Benz Vans.